Fratelli e sorelle bianconeri, salve a tutti. Ora possiamo dirlo. Siamo tutti felici, siamo strafelici, tutti per questi 3 punti e soprattutto per la tripletta del nostro re che consolida il primato di capocannoniere, ragazzi. Consolida il primato di capocannoniere, siamo tutti felici. Quest'anno vinceremo una bellissima coppolazza di minchie, però abbiamo il re capocannoniere, siamo felici, siamo felici. Come vi avevo d'altronde pronosticato qualche giorno fa nel mio video, manco a farlo apposta, avevo detto che Ronaldo poteva segnare 3 gol col Cagliari e 4 col Benevento. Risentitevi il video. Poteva segnare 3 gol col Cagliari e 4 col Benevento. E avrebbe fatto tutti felici. Molti, molti felici. E così è stato, perché già lo so. Già qualcuno di voi verrà in chat a parlare del re. Del re che mi doveva segnare martedì quando contava. Quando contava doveva segnare martedì, anche perché si era riposato sabato, non aveva concordato il riposo col suo allenatore schiavo, aveva concordato il riposo con la Lazio per arrivare martedì al massimo della forma e sfondare la porta del Porto. Invece ha semplicemente aperto la nostra barriera girandosi per non spettinarsi. Girandosi, come hanno detto molti opinionisti, tra cui Fabio Capello, altri grandi ex allenatori o ex giocatori, se non puoi andare in barriera, se hai paura del pallone, non ci andare e basta, fai andare qualcun altro. Ce l'ho anche con Morata e con Rabiot, attenzione che hanno saltato le loro colpe. Ma ce n'è uno di questi tre che, oltre a saltare, si è girato, che è gravissimo, girarsi. E avere paura del pallone. 31 milioni di euro netti l'anno. 60 lordi. Paura del pallone. Ebbene, ragazzi, ripeto, molti di voi saranno felici, felicissimi. Abbiamo il capocannoniere, perciò la stagione, non dico che è un trionfo, ma è una gran bella stagione. Una gran bella stagione, abbiamo le nostre soddisfazioni, siamo tutti felici ora, tutti felici, che bello, devo sentirmi felice. Io invece sono felice per i 3 punti perché ci avvicinano a uno dei primi 4 posti, questo mi interessa. Anzi, con la sconfitta della Roma, diciamo che sarà molto importante vincere quel famoso recupero col Napoli. Se mai si dovrà giocare, si dovesse giocare un giorno. Sarà importante perché metterà un'ulteriore forbice tra le prime quattro e Roma, Lazio e Napoli, che sono quelle che rischiano un po' di più. I primi 4 posti che sono fondamentali, l'abbiamo sempre detto, visto che siamo in bolletta e visto il danno economico che abbiamo combinato, insomma, per l'ennesima uscita agli ottavi di Champions League, ragazzi. Comunque, ripeto, sono felice per i 3 punti, sono felice per molti di voi che col loro re, con la loro splendida figurina capocannoniere, praticamente hanno il cuore in pace. Io invece prendo nota di una prestazione disastrosa di Morata. Probabilmente la peggiore prestazione di Morata in 3 stagioni di Juve. Veramente, oggi ha toccato proprio il punto più basso. De Ligt, una grandissima sicurezza. Per il resto c'è poco da commentare. C'è poco da commentare, ragazzi. Io ho ancora l'animo amaro. L'amaro, veramente, per quello che è successo qualche giorno fa. Faticherò ancora dei mesi per smaltire questa delusione di martedì. E non serviranno 100 gol per un capocannoniere, non basteranno 100 gol per farmi togliere sta delusione, questo amaro in bocca, ragazzi. Ragazzi, prima di lasciarvi, devo farvi un annuncio importante. Perché si è concluso il sondaggio per la vincitrice, per la canzone vincitrice del mio Sanremo, del Sanremo dell'Enigmista, e ora finalmente possiamo annunciarlo.
possiamo annunciare la vincitrice, che come molti di voi sapranno già visitando la community del mio canale, la canzone vincitrice col 62% dei voti contro il 38% dell'altra finalista vince il Sanremo dell'Enigmista 2021, Conte Traditore. Già, Conte Traditore, bravissimo. Bellissima canzone, grandi tutti quelli che hanno votato, bravissimi tutti voi che avete votato, bravissimi, bravissimi. Ragazzi, sulle note di questa splendida canzone vi lascio, mi raccomando, fino alla fine, forza niente.